In casa dell'Oriora Pistoia prosegue a buon ritmo la fase di avvicinamento al match di domenica prossima in programma a Brindisi, inizio ore 19. Sul fronte infortunati e acciaccati la situazione sembra, facendo debiti scongiuri, in miglioramento. Angus Brandt, Justin Johnson e Carl Weedall hanno ripreso ad allenarsi in gruppo, anche se i postumi dei vari mal di schiena, scavigliature e colpi alle mani vengono attentamente monitorate dallo staff medico. Per quanto riguarda la preparazione tecnico-tattica, la squadra di coach Carrea si sta preparando alla sfida del Palapentassuglia con grande entusiasmo, derivato soprattutto dal bel successo ottenuto contro Cantù e con la voglia di togliere lo zero dalla casella delle vittorie in trasferta. I pugliesi arriveranno a questo appuntamento da secondi della classe, dopo il turno di riposo che potrebbe aver rotto loro il ritmo e dopo l'importante match di mercoledì sera in Champions contro gli ungheresi dello Szombathely. In questa competizione europea i ragazzi di coach Frank Vitucci hanno un record di 3 sconfitte, tutte in trasferta, e 2 vittorie in casa. In campionato invece su 4 incontri a Brindisi lo storico segnala una sola battuta d'arresto nella prima giornata proprio contro i Canturini di Pancotto. Come sempre la nostra emittente cercherà di dare un'informazione il più esaustiva e completa possibile dalla lunga trasferta in terra pugliese con la teleradio cronaca del match su Sport IVL canale 193 e con il dopo partita, stavolta grazie anche all'aiuto dell'ufficio stampa del Pistoia Basket, su TVL canale 11.